Con 57 punti la Contrada della Croce vince il Palio delle Contrade 2017. Seconda l'Assunta, pari punteggio, terza San Sebastiano con 43 punti e ultima Borgo Mozzo con 25. Decisiva la prova tutta muscoli e nervi tesi del tiro alla fune, che in realtà si è trasformato per Croce ed Assunta in uno spareggio, avendo totalizzato entrambe 57 punti. In un clima infuocato e adrenalinico, la Croce, con due tirate su tre, ha portato a casa per il terzo anno consecutivo il drappo realizzato anche quest'anno da ragazzi dell'Istituto d'Arte di Fano. Ma il Palio delle Contrade, oltre alla disfida dei contradaioli, è una vera rievocazione storica basata su un fatto realmente avvenuto nel 1399, quando Carlo I Malatesta da Rimini venne in pellegrinaggio con la consorte ed un nutrito numero di fedeli al santuario della Madonna di Ponte Metauro per grazia ricevuta in occasione della peste che imperversava in quel periodo. Più di 3.000 persone però hanno affollato ai giorni d'oggi la Pinetina di Ponte Metauro, dove è stato allestito uno splendido campo gara per la corsa all'anello e nella parte bassa un villaggio d'epoca medievale, il tutto realizzato a forza di braccia da tutti i soci della Pandolfaccia. Noi ce la mettiamo tutta, è chiaro che ci sono sempre dei limiti e come hai detto te devo ringraziare tutte le persone che da una settimana o meglio da un anno, fin dalla scorsa edizione, si sono impegnati per ripensarla, rivederla e dobbiamo ringraziare tutte le persone che sono venute qui al Palio in questi tre giorni. È stata una sfida fare il Palio sopra la fiera, perché comunque due giorni eravamo sopra la fiera, ma le persone sono comunque venute e ci hanno riempito del loro calore. Questo ripaga ogni fatica e questo ci fa capire anche, tanti turisti, e va detto, questo ci fa capire anche che il Medioevo Fanese non è così scalcinato come magari delle volte lo pensiamo e comunque il Medioevo Fanese piace ai turisti e anche ai fanesi che sono venuti. Molto di questo successo lo si deve alla parte più spettacolare della manifestazione, la sfida dei cavalieri, come avviene per altre rievocazioni simili, la Quintana, il Saracino, la Corsa all'Anello e lo spettacolo nello spettacolo. San Sebastiano ha avuto il cavaliere migliore con 110 punti, poi Assunta, Borgomozzo ed ultima la Croce. La palma d'oro ai cavalieri è andata a Pazzaglia Luca, il più veloce Ruggero Ruggeri, con un cavallo figlio del lampo degno di un re, che ha strappato il tempo di 15 secondi e 14.